Lavoriamo ora con il telaio di Maria Jo. Il telaio è posizionato nella parte interna, quindi la misura più piccola del quadrato. Abbiamo già messo le nostre spine e iniziamo a lavorare. Il gomitolo è per terra, teniamo il filo con la mano sinistra e cominciamo ad avvolgere le prime due spine di sinistra, una opposta all'altra in questo modo. Decidiamo quanti giri fare in base alla grossezza della lana che abbiamo. Con questa lana, che è una lana da lavorare con i ferri 4,5-5, io decido di fare 3 giri. Quindi ho fatto 3 giri in questo modo, mi sposto verso destra e vado a fare 3 giri nelle spine che ho di seguito. Quindi 1, 2, 3 giri. Questo movimento lo faccio senza tirare troppo il filo e la lana, deve essere abbastanza morbido quando lo stendo. E proseguo spostandomi sempre verso destra in questo modo e facendo sempre un avvolgimento da una spina all'altra. Quindi sono secondo giro, terzo giro. Sono arrivata a riempirle tutte. Se avessi la misura più grande farei la stessa cosa e anche la misura più grande ancora. Devo arrivare sempre fino all'ultima sulla destra. Vedo che vado, proseguo verso l'altra spina ed è già il momento di girare. Quindi giro il telaio, quindi farò sempre lo stesso movimento, lo stesso 1, 2, 3 passaggi di filo e mi sposto verso destra. 1, 2, 3 passaggi di filo, mi sposto verso destra. 1, 2, 3 passaggi di filo, mi sposto sempre fino a destra. 1, 2 e 3. A questo punto taglio la lana dal gomitolo e mi tengo per una gugliata lunga, alla quale infilerò un ago. Consiglio di usare con questi telai aghi di plastica perché sono più flessibili e non strisciano il telaio e sono di facile uso. Allora, l'ago mi serve per andare a chiudere gli incroci. Gli incroci di filo sono tutti questi che si formano e partirò dal primo in alto a destra dove io avevo finito di far scorrere il filo di lana. Passo di traverso. Raccolgo l'ago con la mano sinistra, il filo forma un'asola e io entro con l'ago nell'asola. Questo si chiama appunto asola. Quindi tiro il mio primo punto, che rimane lento, e faccio un secondo passando dall'altra parte. Sempre tiro fuori il mio ago e sempre entrerò nell'asola che il filo forma. Da destra vado verso sinistra, quindi vado a fare l'incrocio di fianco, sempre di traverso, sempre dentro all'asola, tiro il mio filo, il primo punto e vado a fare il secondo dall'altra parte dell'incrocio. Ecco, una cosa molto importante quando si fa la chiusura degli incroci, ricordarsi di entrare dentro all'asola e prima di tirare la seconda asola andare a tenere un po' tesa la prima sotto. Così il nodo verrà perfetto, perché se noi lasciamo l'asola quella sotto lenta, non verrà un nodo perfetto, quindi il lavoro non rimarrà insieme. Quindi proseguo sempre verso sinistra, faccio l'altro incrocio, sempre punto asola. Se poi mi troverò meglio, passo il secondo, posso fare il secondo punto asola già tenendo il filo tirato di quello sotto, con la mano sinistra. Questa è una cosa che si prende con la pratica di lavoro, però è molto importante. Quindi faccio anche il quarto incrocio, l'angolo, sempre punto asola, il primo, il secondo. Ricordarsi sempre di tenere tirato quello sotto e tirare anche il secondo. A questo punto, io consiglio di girare il telaio. Se uno vuole può anche procedere andando in basso così, però è preferibile girare il telaio e continuare sempre con lo stesso movimento. Primo perché diventiamo più veloci e perché i punti saranno anche più regolari. Quindi passiamo sempre dentro punto asola e facciamo anche l'altro. In questo modo io devo andare a chiudere tutti gli incroci. Proseguo.
sempre allo stesso modo. Adesso sto realizzando l'ultimo incrocio, chiudo e in questo momento io avrei finito di fare tutte le mie chiusure di nodi. Siccome questo è un quadratino che poi toglierò, borderò e unirò con altri pezzi, è preferibile saldare il filo. Allora io vado a prendere il nodo di sotto, faccio un piccolo punto asola di nuovo e passo il filo sotto a un paio di nodi per saldarlo, quindi passo uno, passo due e poi lo taglio. Vado anche a riprendere il filo d'inizio, che era quello che avevo quando ho iniziato il quadrato, lo infilo di nuovo nell'ago e lo passo sotto i nodi almeno ad un paio di nodini. Se ne passo qualcuno in più è meglio. E taglio anche questo. Così noi staccheremo un quadratino pulito senza fili. Ecco, a questo punto il lavoro è finito. Basta solo sollevare un pochino la lana, un po' da una parte e dall'altra, ed il quadratino esce dal telaio. Allora, la parte che noi abbiamo lavorato era il rovescio e questo è il dritto del lavoro, che poi adesso un pochino alla volta si gonfierà ed il lavoro è finito. Poi procederemo a bordarlo, nel prossimo video faremo vedere anche come si uniscono i quadrati.